All'alba dei 35 anni di storia, Castelleone Antiquaria fa il pieno di visitatori. L'appuntamento, che si svolge la seconda domenica del mese del centro storico del Borgo Cremonese, richiama da sempre visitatori appassionati anche da fuori provincia, che possono ammirare pezzi unici e storici esposti nei 180 banchi. Ha dato una spinta molto, molto interessante sotto l'aspetto economico e sociale del nostro borgo. Aveva bisogno certamente di qualcosa di più, e in effetti l'idea di fare un mercatino dell'antiquariato mi era arrivata attraverso una riunione con i commercianti allora, che erano tutti in crisi per l'avvento dei supermercati. Ora, come ora, ad esempio, turisti che noi non abbiamo mai avuto a Castelleone hanno iniziato a conoscere Castelleone e ad arrivare ogni seconda domenica a Castelleone. Oggi è una giornata di grande affluenza di pubblico e dopo i due anni un po' interlocutori del lockdown devo dire che siamo davanti a una seconda giovinezza del mercatino. Mobili, quadri, oggettistica di ogni genere ma anche abbigliamento, sono numerose le chicche che possono essere scovate e create dalle sapienti mani di artigiani di ieri e di oggi, con l'inconfondibile stile retro che non passa mai di moda. Persone abbiamo visto che proprio sono alla ricerca del pezzo unico e del fatto a mano, dell'artigianato che finalmente un po' alla volta si vede anche nei mercatini che sta crescendo. Io vendo mobili diciamo antichi, fino a 800, 800, anche del 700. Vengo per soprattutto vinili, riviste d'epoca, comunque discorso musicale soprattutto. Abbiamo acquistato due piatti bellissimi, due Barbotin e due borse vintage. Ha un'allure che le cose nuove, pur quanto belle, moderne, fatte benissimo, con marchi prestigiosi, il vintage ha un sapore in più. E la seconda domenica di aprile tutti in piazza per festeggiare il 35esimo compleanno di una manifestazione ormai diventata imperdibile.